Buonasera a Riccardo Frattini, e ci ritroviamo ancora sui temi del diritto. Riccardo Frattini è avvocato, scrittore e saggista e si è occupato sin dalla sua tesi di laurea di giurisprudenza sull'Inquisizione a Venezia. Poi, successivamente, anche scritto intorno all'Inquisizione a Verona e all'Inquisizione a Legnago. E abbiamo letto questo libro di Filippo Sgubbi, che è uscito nel 2019, Il diritto penale totale, punire senza legge, senza verità, senza colpa, 20 tesi. E le 19 tesi portano all'ultima, che è la più, come dire, la più eclatante, la più forte, ma è annunciata già nel titolo, appunto. Ed è questa, e partirei da lì, ti chiederei qual è la tua lettura, no, di questo processo in cui è preso il diritto penale totale. Il titolo è proprio Dal processo penale che accerta un fatto al processo penale che crea un fatto e che è un'enormità. Perché ho accennato in particolare a i vari elementi della tua formazione alle tue analisi sull'Inquisizione. Mi pare che questo diritto penale totale sia, come dire, la reintroduzione di parti, se non di cospicue anche, della macchina inquisitoriale. Prego, Riccardo. Certo, grazie, buonasera, ciao Giancarlo. Sì, è un po' il ritorno sotto certi aspetti del metodo inquisitorio, no? Noi siamo passati con la riforma del codice di procedura penale di qualche decennio fa a un'impostazione di tipo americano, quindi un processo di tipo accusatorio. Però con delle peculiarità, che sono insite nel nostro modo di pensare. E il nostro modo di pensare, come dice anche Sgubbi nel suo libro, si basa su due principi fondamentali. Uno è quello che il giudice non è eletto, ma il giudice accede al suo incarico per concorso. Quindi, nel momento in cui un magistrato, come ai nostri giorni, ed è questa la denuncia di Sgubbi fondamentalmente, fa politica attraverso le sentenze, fa politica non nel senso che aderisce a questo o quel partito, ma fa politica perché crea fonti normative, quindi si sostituisce l'attività del politico, facendo sentenze. In questo caso manca la componente elettiva, quindi il legislatore, il Parlamento, che sarebbe l'organo deputato a fare le leggi, è eletto dalla nostra Costituzione, il magistrato che lo sostituisce non è eletto. Quindi questo è il primo limite del nostro ordinamento giuridico. Ci sono ordinamenti giuridici, tipo quello americano, dove soprattutto i pubblici ministeri sono nominati. Okay? Il secondo limite è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Nel momento in cui il pubblico ministero ha l'obbligo di perseguire chi ritiene penalmente responsabile, si crea un problema di quantità di processi, che per esempio non ha riscontri in altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti. E troppi processi creano un ingolfamento delle aule dei tribunali. Questa è un'altra delle censure che porta Sgubbi.
A questo dobbiamo unire negli ultimi decenni un ritorno al processo, più che al processo, a una mentalità di tipo inquisitoriale, cioè un ritorno alla presunzione di colpevolezza. Cioè, mentre la nostra Costituzione afferma che siamo tutti innocenti fino a prova contraria, qui si presume che il cittadino sia colpevole. E sia colpevole di cosa? Di reati che non sono più previsti a priori dal codice penale, ma che vengono via volta creati dalla giurisprudenza in base a quello che può essere un sentire comune. Quindi reati che hanno un fondo di pericolosità sociale, potremmo dire, no? Cioè quello che viene percepito come socialmente pericoloso diventa reato. Questa è un po' la tesi fondamentale del libro. Per cui si parla di processo che crea il fatto, perché il fatto viene creato, il reato viene creato a posteriori. Quindi ci sono moltissime fattispecie ibride, ok? Non precostituite, non previste a priori dalla legge, dove chi sarà a decidere se è reato o meno sarà il giudice, ma non sulla base di un dato certo, oggettivo, scritto, ok? Ma sulla base di una sensazione, di una percezione di pericolo, oppure dice anche Sbubi, sulla base di quello che può essere il reato di moda in quel determinato periodo, no? Ci sono, abbiamo visto, delle procure della Repubblica specializzate in determinati reati che vanno a perseguire semplicemente quelli. E questo crea un problema alla giustizia, perché si creano delle procure che si occupano di questioni settoriali, cioè quello che interessa a loro, che poi non è quello che interessa propriamente a loro, ma quello che interessa alla società, diciamo. Sì, si può dire che il processo parallelo che è intentato dai media si sta unificando con lo stesso, non è più solo questione di fuga di notizie di cui non si sa mai perché, ma si potrebbe ricostruire la storia di ogni volta che è uscita quella notizia che era già la sentenza. Sembra quasi che quando parte il fascicolo, per esempio, quando parte il fascicolo dalla Procura di Roma, di cui era parte Luca Palamara, la partenza di questo fascicolo, l'arrivo alla Procura di Perugia corrisponde poco dopo alla Procura di Perugia con l'uscita sul giornale degli elementi di questo fascicolo. È già morto, cioè non c'è già. Il processo dopo è un orpello, è già stato deciso, non sempre, ma è difficilissimo. Sembra lo stesso processo, oppure qual è la responsabilità dei media rispetto a questo? È una corresponsabilità di questo andamento. Poi c'è la cultura, c'è la società, come dici, ma hanno, per dire così, hanno la mano pesante i media in questa gestione del diritto penale totale, come l'ha identificato Sgubbi. Certo, quando dicevo società, intendevo da una parte i media, ma dall'altra parte anche tutte quelle che Sgubbi chiama tutela delle minoranze. Tutela delle minoranze che va benissimo da un punto di vista dei diritti, ma non va bene da un punto di vista del diritto penale, perché andiamo a creare dei diritti penali speciali che tutelano con dei trattamenti di favore per determinate categorie, per cui il reato è più grave, può essere un reato solo se
viene commesso da certe categorie di persone e non da altre, no? Per quanto riguarda i media, il discorso è fondamentale perché assistiamo quotidianamente, non tanto per i reati piccoli nelle aule normali dei piccoli tribunali, ma su casi molto eclatanti, a giudizi fatti dalla stampa. Qui una responsabilità altissima ce l'hanno non tanto i magistrati cosiddetti giudicanti, no? Cioè i tribunali che decidono, ma i pubblici ministeri, soprattutto con un abuso anche delle misure cautelari. Perché se io esplode la scoppia il caso e la stampa lo cavalca, è accompagnato dall'arresto piuttosto che dal sequestro dei beni eccetera eccetera di una persona che al momento è specialmente indagato, quindi è innocente fino a prova contraria, per quello che si parlava prima di ritorno alla presunzione di colpevolezza, questa persona dopo un processo mediatico di questo tipo è già rovinato. Io leggevo poco tempo fa un articolo di Raffaele Sollecito per il caso dell'omicidio di Perugia, no? Della studentessa inglese, che poi alla fine lui è stato assolto, però dice: io ormai non trovo più lavoro, io non riesco più a trovare lavoro perché nessuno mi vuole assumere. Dopo il cancan che è stato fatto, dopo che sono finito sui giornali per anni come il presunto assassino, nessuno mi vuole. Cioè questa persona non è andata in galera, ma è già morto, come dicevi giustamente tu. L'altra, la banda Knox, è dovuta scappare in America e si è rifatto una vita là perché è un tutt'altro ambiente, ma non aveva sicuramente nessuna prospettiva che rimanere qui in Italia, perché cosa poteva fare? Bruciato completamente. Ma questo si vede anche in molti casi anche di politici nel corso della storia molto, molto importanti. Pensiamo al caso di Craxi, pensiamo ad Andreotti. Cioè persone che sono state completamente bruciate non tanto poi dalla sentenza, ma bruciate dal processo mediatico. E anche qui c'è un po' un ritorno all'Inquisizione, no? Perché l'inquisitore non faceva altro che portare avanti quella che era la Vox Populi. Pensiamo alle reti, soprattutto alle streghe. Le streghe non erano streghe in quanto tali, perché insomma possiamo dire razionalmente che le streghe non sono mai esistite come streghe, ma sono esistite perché le consideravano così. Sì. E quindi sì, alla fine dico, i media hanno un ruolo fondamentale. Perché il processo viene discusso, pensiamo alle trasmissioni di Vespa, dove si è discusso per anni il caso prima ancora che il processo venisse celebrato, no? Cioè questo è un paradosso, perché una persona magari già finita in carcere viene giudicata dai giornalisti, viene giudicata dai giornali, anche se poi dopo anni arrivasse una soluzione, lui praticamente è già rovinato. E questo è un diritto penale totale, no? Perché è talmente totalizzante che assorbe completamente la vita dei cittadini. C'è anche un altro aspetto da considerare che dice Bubi sotto questo punto di vista: assorbe completamente la vita dei cittadini, perché si è dilatato enormemente il campo del diritto penale, quindi dei possibili reati. Pensiamo a tutti i possibili reati tributari, pensiamo al ruolo che ha l'Agenzia delle Entrate piuttosto della Guardia di Finanza, no? Cioè ormai noi siamo sempre più controllati perché si presume che siamo degli evasori fondamentalmente. Questa è una tendenza che non è scritta da nessuna parte. Non c'è scritto, si presume che gli italiani siano evasori, però di fatto lo Stato si comporta così. Un'altra cosa che non è scritta da nessuna parte, e pare a leggere questo materiale, in particolare quello che è emerso con il caso di Luca Palamara, che
l'emergenza fino a farlo arrivare al potere del giustizialismo, del penale, del populismo, sia anche, molto semplicemente, al di là delle varie ideologie, sia semplicemente perché, così è la teoria del potere semplice, e funziona con il popolo. Per cui, se io accetto il giustizialismo, rischio di più di farmi votare. La componente giustizialista, penal populista del Movimento 5 Stelle mi pare che sia la componente più importante di questo movimento. Allora, non accetto questa ideologia, che non è solo italiana, anche se è quasi laboratorio provinciale del pianeta di questa questione, e quindi lascio passare tutta questa modalità. Poi ci si chiede, ma com'è che funziona così bene questo passaggio di cui si parlava prima, di cui hai parlato prima, dei messaggi dalle procure più importanti ai giornali? Il giornale si capisce che cosa ci guadagna. Il giornale si guadagna che col giustizialismo, col penale populismo, fai gli scoop, è come andare a raccogliere i voti per essere eletto. E più un giornale vive di scoop, e più incassa. Dall'altra parte c'è stata, mi pare, ti pongo la questione così, ci sono state due vie di dov'è questo guadagno, che non è ideologico. Non è che si battano per questa ideologia, è come se sfruttassero l'onda, l'andazzo, no? Il clima sociale. Io feci un'intervista nel 92 a Gerardo Colombo a Parigi, al giudice Gerardo Colombo, e alla mia domanda di che cos'è che aveva permesso Mani Pulite, la sua risposta fu un cambiamento di clima. Allora, questo andazzo, che viene gestito oggi in modo clientelare, sembrava ideologico all'inizio, diciamo, con Magistratura Democratica, come se le altre magistrature fossero tutte non democratiche. Ma il clientelismo oggi dov'è che è diventato funzionale? Due vie. Una è la carriera interna, tra l'altro, perché vengono promossi internamente perché stanno all'andazzo, di cui è chiaro che il colpevole, Luca Palamara, è un bouc émissaire, è una vittima, no? Sacrificale. Ma l'andazzo non è solo, cioè, non è solo neanche della gestione, diciamo, dei vertici della magistratura. Il silenzio di quasi tutti gli altri, non tutti, ma il silenzio di quasi tutti gli altri 9.000 di questa parte della società che si occupa della giustizia, del diritto, dell'amministrazione. E l'altra è che è stato, forse anche prima, io ricordo l'esempio di Mani Pulite con Di Pietro, è stato il trampolino, e lo è ancora, per passare dalla magistratura alla politica, al Parlamento, ai carichi magari non direttamente, però questi due aspetti semplici. Cioè, è semplice mercimonio quello che fa andare questo andazzo? O questo andazzo è ancora ideologico, ma dove facciamo più fatica a reperire quali sono le ideologie? Quasi non se ne parla, no? La copertina qui di Sgubbi non c'è scritto liberale, no? Non c'è. Poi dentro ne parla e si chiede anche verso la fine, nelle conclusioni, se non ci sarà un ritorno, non tale quale, non il ripristino, ma se non è quella la questione, cioè di far valere quel diritto che era basato sul reato effettivo e non sul reato che la comunità intera va a ritenere reato. Com'è che l'Egitto queste
Cioè, la conclusione che dà l'autore del libro è quello di tornare in qualche modo a una codificazione. Se noi vogliamo evitare arbitri, dobbiamo tornare a una codificazione, quindi togliere la possibilità dell'abuso da parte del magistrato, e questo si può togliere solamente togliendogli lo spazio di manovra, cioè togliendogli la possibilità di creare lui il diritto, e questo implicitamente lo dice, perché quando nel momento in cui lui critica la politica, qual è il problema? È che i politici non sono più in grado di fare il loro lavoro, Sì, questo questo è lo rilevo, fondamentalmente. Sgubbi. E quindi se i politici facessero bene il loro lavoro, i magistrati non potrebbero che fare il loro lavoro. In realtà, invece, i magistrati hanno preso sempre più potere, per coprire delle carenze da parte della classe politica, diciamo da parte del legislatore, ok? Legislatore con la L maiuscola, quindi il nostro Parlamento. Che poi lì la questione, io non credo più che sia una questione ideologica, non credo che sia tanto una questione ideologica di destra o di sinistra o di socialismo o di comunismo rivoluzionario. Qui si tratta semplicemente di una lottizzazione, di una spartizione del potere per questioni clientelari, nel senso che io appoggio i miei e tu appoggi i tuoi. E quando ci sediamo a tavolino per decidere chi va a fare il capo di questo, di quella procura, esiste un manuale Cencelli, no? Come c'è un manuale, l'ha detto chiaramente Palamara nel suo libro, come c'è un manuale Cencelli per la politica e per le poltrone politiche, c'è un manuale Cencelli anche per gli incarichi più alti all'interno della magistratura. Che poi questo serva da trampolino per quei pochi, perché poi io credo che siano veramente poche le persone che possono gestire questa cosa, quindi i capi delle varie correnti, insomma, possa essere un trampolino per fare politica, beh, insomma, poi l'abbiamo visto con Di Pietro, l'abbiamo visto con altri, insomma, che hanno provato la carriera politica, però non ci sono più, insomma, no? Poi si passa, le persone passano. E quello che resta sono le istituzioni, ma soprattutto secondo me quello che conta è che allora il magistrato non dovrebbe fare politica, ok? E nel senso che non dovrebbe avere in tasca una tessera di partito, perché questo è chiaramente un conflitto di interessi, non sarebbe in grado di svolgere in maniera imparziale la sua funzione. Ma non dovrebbe fare politica soprattutto perché non dovrebbe assumersi il compito di colmare le lacune del legislatore. Se il legislatore però ha delle lacune, chi se non il magistrato ha il compito di colmarle? Attraverso le sentenze che in questo caso creano il diritto. Ed è lì il vulnus del sistema. Perché Una domanda particolare che c'è chi potrebbe leggerla in modo complottista, non è il mio caso, ti pongo la questione semplicemente. La sensazione, anche leggendo cose di anni fa, ho riletto recentemente un libro che ha più di 20 anni, che era scritto da Mauro Mellini, Il regime Gattopardo. Parrebbe che adesso, appunto, dopo 20 anni, che era già annunciato che questi gattopardi stavano uscendo di scena, ma soprattutto con Mani Pulite, e ci ritroviamo, per dirla col principe Tomasi di Lampedusa, ci ritroviamo con il governo delle Iene, con il governo delle Sciacalletti. Cioè, è vero che c'è una lacuna del politico, ma anche quella non è già data, non è l'andazzo, cioè chi è che ci marcia sopra? Intendo, ecco la questione. Non è che quella classe politica, che allora contava anche, diciamo, intellettuali, e
ciascuno aveva un lavoro intellettuale, possiamo non essere d'accordo con gli uni con gli altri, ma insomma, oggi invece si predilige tirare fuori da qualsiasi ambiente qualcuno, no? Questa prima ondata è stata fatta con Bossi, per l'altro. Ma diciamo, Bossi si è tirato dietro Gianfranco Miglio, ha cercato di tirarsi dietro quell'intellettuale che non era. Oggi vadano a se stessi, diciamo, quasi. Cioè, d'accordo, Conte, ma Conte è stato chiamato, appunto. E Conte è un avvocato, ha una formazione giuridica, eccetera. Non è che l'oligarchia ha favorito anche, l'oligarchia quale? Beh, l'oligarchia economico, finanziaria, militare e religiosa, chiamiamole per nome. Non è che questa oligarchia, che è quella che si gestisce anche oggi, Italia iperminoritaria, fa parte di questo andazzo che è planetario, in cui il guardiano non sono più gli Stati Uniti ma è la Cina, con delle differenze notevoli poi per quanto riguarda la vita nell'Occidente, ma non è che è stato pensato ingenuamente, e questa è la mia domanda, non è che l'oligarchia italiana, al seguito delle altre oligarchie più importanti, ha pensato che sarebbe stato più facile gestirsi il potere smantellando la vecchia politica e intelligenza e preferendo, come dire, il popolino che arriva in Parlamento, di cui io tra l'altro bellamente farei parte, secondo la sociologia. Allora è difficile rispondere a questa domanda. È ardua. C'è una buona dose di un po' di dietrologia, no? Però sì, può essere, cioè, tutto è iniziato, come dicevi giustamente tu Giancarlo, con Mani Pulite. Lo smantellamento della Prima Repubblica ha portato alla caduta intanto delle ideologie. I partiti raramente rappresentano delle ideologie. Ci sono partiti che non rappresentano... Cosa rappresentano? Il PD al giorno d'oggi cosa rappresenta? È nato come partito dei lavoratori e adesso magari rappresenta altro. Cioè, gli stessi 5 Stelle, secondo me non si capisce bene cosa rappresentino, no? Qual è l'idea che ci sta dietro? Dipende. E hanno fatto fuori, Mani Pulite ha fatto fuori tutta una serie di personaggi che, pur avendo moltissimi difetti, perché tutti abbiamo dei difetti, avevano una cultura, avevano una formazione politica. E questo vuoto è preoccupante, è quello che lamenta anche Sgubi, no, nel suo libro. È preoccupante il vuoto che c'è adesso. Che questo possa portare, che sia strumentale, non lo so, è certo che agevola altri poteri, perché il potere qualcuno ce lo deve avere, no? Altrimenti sarebbe un'anarchia. Quindi è chiaro che se la politica è in crisi, qualcun altro si prenderà degli spazi che altrimenti non avrebbe avuto. Questo è inevitabile. Poi sia la finanza, siano i poteri occulti, o altre cose, sicuramente ci sta. Quindi in nome del giustizialismo abbiamo abbattuto probabilmente una classe politica senza avere qualcuno da rimpiazzare altrettanto adeguato, perché molti stanno rimpiangendo la Prima Repubblica. Ora, per un verso c'è ovviamente che la politica parlamentare ha degli strumenti per tamponare, per riformare leggermente, diciamo, no? Il mito della separazione delle carriere, e una parte eletta, una parte, insomma, se il funzionamento legale, appunto, che non è più assicurato, fosse assicurato, per dire così, come è stato detto e ripetuto da vari magistrati, quando anche da
mi pare del presidente Napolitano, insomma, la magistratura agli anticorpi, mi sa che gli anticorpi sono andati a spasso. Si potrebbe chiaramente, proporre qualcosa per ridurre, diciamo, il clientelismo, per non lasciarlo funzionare. E non illudo insomma, non è con i decreti anticorruzione che questo e anticlientela che l'Italia va avanti, ma a livello culturale c'è moltissimo da fare anche, cioè a livello civile, a livello delle testimonianze come quella che mi stai dando, c'è moltissimo da fare. Cioè, e per questo io ti ho fatto due interviste, diciamo, o prima, una su qual è la formazione giuridica del corpo giuridico, avvocati, magistrati, giudici, no? E altri. E poi qual è il diritto che nella società è quello che interessa di più. Ma rispetto anche a quello che viene studiato, al come, al modo, eccetera, ci sarebbe moltissimo da fare. Certo. Sì, sì, ma sicuramente diciamo che la preparazione universitaria, ma anche l'accesso poi alle professioni richiede un tipo di preparazione assolutamente tecnico, ma che non ti insegna a fare il tuo lavoro. Quindi non c'è nessuna scuola che ti insegna a fare bene il magistrato, come nessuna scuola ti insegna a fare bene l'avvocato. Okay? Ti dà gli strumenti tecnici, gli strumenti culturali per poterlo fare. Ok? Ma poi, poi quando ti scontri con la vita civile, con la realtà anche di tutti i giorni, lì sorgono per tutti le difficoltà, perché la preparazione della nostra università è teorica, assolutamente teorica. Poi tieni conto. Altri paesi. Anche negli altri paesi, sì. Non te lo so dire, ma credo di sì, presumo assolutamente di sì. Ci sarebbero sicuramente dei rimedi, come dicevi giustamente tu. L'elezione dei magistrati potrebbe essere, si legge anche tra le righe del libro di Sgubbi, potrebbe essere una soluzione, perché lui dice a un certo punto, scrive una frase molto forte, mi sembra che sia stato lui se non sbaglio, o forse era nell'intervista all'altro giurista che aveva scritto la postfazione, se non sbaglio. Postfazione a Gaetano Insolera. Insolera, che diceva che si accede alla magistratura così come si accede alle poste, no? C'è sempre un concorso pubblico alla base, solo che uno poi fa il portalettere e uno fa il magistrato. È una critica al sistema assolutamente feroce. Quindi sarebbe da rivedere a suo avviso il metodo del concorso pubblico. Allora è meglio prevedere un'elezione. Io il magistrato, soprattutto il pubblico ministero, lo eleggo, se non mi piace più, la prossima volta non lo voto più. Ecco che legandolo all'elezione, all'elettività, gli tolgo anche un potere, perché altrimenti se lui dipende la sua carriera esclusivamente dalla lottizzazione che c'è all'interno del CSM e lui è agganciato politicamente da questo punto di vista, lui non potrà mai essere punito per quello che fa. Perché un altro aspetto molto importante è questo, la responsabilità civile del magistrato. Perché il problema è la responsabilità disciplinare. Risponde a chi? Se questo è il Consiglio Superiore della Magistratura, così come viene descritto da Palamara, mi sembra che risponda più che altro in base alla corrente a cui appartiene, ma non all'effettiva responsabilità.
c'è anche la responsabilità civile, perché non c'è una vera e propria responsabilità civile del magistrato che sbaglia. L'avvocato che sbaglia, il medico che sbaglia rispondono con il loro patrimonio. E il magistrato che sbaglia non risponde col suo patrimonio, risponde lo Stato. Quindi la responsabilità alla fine è dello Stato, datore di lavoro. Per cui alla fine, anche questa è una critica che fa Sgubbi, sono degli intoccabili. E anche questo è un altro punto che potrebbe essere abbastanza facilmente modificato se ci fosse la volontà politica di farlo. Quindi più di un aspetto. E poi sì, il Consiglio Superiore della Magistratura in sé, come figura di autogoverno, no? Come figura di autogoverno ha dimostrato dei grossi limiti. Allora, rotazione, cambiamo, spostiamo, cioè vari modi, insomma, probabilmente la forma attuale di nomina dei componenti non è più al passo con i tempi. Molte sarebbero le riforme da fare, certo che bisogna metterci mano, bisogna assolutamente metterci mano. Bene, penso che come primo intervento sull'occasione di questo volume, che è veramente semplice, sono poche pagine, non sono i libroni di diritto penale, ed è utile anche per porre altre questioni. Io ti ringrazio, Riccardo, e grazie a te. E da parte anche degli ascoltatori in Libri TV, dove noi proseguiamo questi incontri e ci diamo appuntamento a qualche altra. Molto volentieri, grazie. Grazie a te ancora.